Miei cari fratelli e sorelle, amici e conoscenti, siamo qui in questo momento per studiare la scuola del sabato, di sabato 12 ottobre, e ha come titolo Comprensione illuminata. Prima di addentrarci nello studio, voglio chiedere al fratello Sergio Falcomer, che oggi studieremo insieme, e chiedo a lui di pregare il Signore affinché lo Spirito Santo possa essere su di noi. Va bene, grazie Stefano. Adorato Padre che sei nell'alto dei cieli, chiniamo il capo dinanzi a te anche in questo momento per venire ad adorare il tuo nome, quello di Cristo Gesù e dello Spirito, e per ringraziarti, Signore, di tutto quello che ci doni, sia materiale e spirituale. Ti ringraziamo anche di questo tempo che ci dai per studiare questa scuola, per imparare, Signore, ai tuoi piedi affinché possa aiutare tutto questo, Signore, a crescere e ad arrivare alla statura perfetta di Cristo Gesù. Abbiamo bisogno del tuo Spirito, Signore, perché nulla noi possiamo fare, ma tu hai promesso che lo darai in abbondanza a colui che te lo chiede. Perciò veniamo a te, Signore, anche con questo intento. Ti chiediamo di accompagnarci, benedici anche tutti coloro che l'ascolteranno, Signore, questa scuola, e che possano le tue benedizioni, Signore, scendere sul tuo popolo. Ti chiediamo ogni cosa col perdono anche dei nostri peccati, non perché degni, ma nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Bene, miei cari, come stavamo dicendo, il titolo della lezione numero 15 è Comprensione illuminata. Quindi vedremo di capire come possiamo avere che la nostra saggezza, quello che è il nostro raziocinio, possa essere illuminato dallo Spirito di Dio, perché stiamo studiando la sapienza divina. E infatti l'introduzione comincia proprio così: e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Quindi vediamo che qui lo Spirito di Dio è invitato a illuminare la nostra mente in modo particolare. E poi cominciano già, in questa introduzione abbiamo già dei consigli pratici. Uno dei primi consigli che ci viene detto dice: con l'aiuto di Dio dovete tenere a freno la vostra lingua. Parlare di meno, pregare di più. Questa è una delle perle di saggezza per il cristiano. Molte volte si dicono tante parole, a volte sono sufficienti poche parole e agire di più. Ancora qui dice: aprite i vostri cuori alla gentilezza, quindi essere gentili, cortesi con tutti, illuminati dallo Spirito di Dio. Dice: per avere una comprensione illuminata, quindi per avere una visione chiara della situazione. E ancora dice: coltivate l'abitudine di parlare bene degli altri. Diciamo che questo è un consiglio controtendenza. Solitamente quando si parla gli uni con gli altri si sparla più che altro di qualcuno che molto probabilmente è pure assente, e quindi a volte si costruiscono dei castelli di carta, nel senso che magari si fanno delle affermazioni che sono prive di fondamento e poi ci si ritrova a rincorrere. Bene, questa era l'introduzione, quindi avere la nostra mente illuminata dallo Spirito del Signore, controllare la nostra forma di comunicazione con gli altri, pregare di più, essere gentili. Bene, vediamo un po' adesso nel dettaglio, andiamo alle domande. Sergio, qual è Sì. uno Ecco, dei simboli della comprensione celeste? allora perciò leggiamo direttamente dalla parola di Dio, che è la cosa più giusta. E dice in Proverbi, noi troveremo, mi sembra, un 3-4 richiami dei Proverbi, mi sembra 3, e dice che il senno è una fonte di vita per chi lo possiede. Ecco, perciò qui ci chiedono qual è il simbolo della comprensione celeste, e già il Proverbi ce lo fa
ce lo dice chiaramente, il senno è fonte di vita. Ecco, il senno, almeno mi sono documentato, dice che è la capacità di intendere, giudicare e operare nel modo più giusto e conveniente. Per lo più, ecco, questo forse poi vedremo, per lo più dovuto ad un innato senso di misura e di prudenza. Ecco, perciò chi possiede il senno ha questo modo di procedere nella sua vita. E questo sicuramente lo porta a dei vantaggi. Qua dice per lo più è dovuta a un innato senso di misura, cioè qualcuno magari nasce già con questo, è già portato a avere questa capacità di intendere e giudicare. Però noi qui la parola di Dio ci fa riflettere che noi dobbiamo avere un senso, un senno che ci guidi per la vita eterna. È importante averlo anche per questa vita, sicuramente. È quello che noi impariamo e acquisiamo dalla parola di Dio, ci serve sicuramente in questa vita, ma soprattutto quello che il Signore desidera, come vedremo anche più avanti, è quello che diciamo l'uomo lavori in questo per una vita eterna, per la vita eterna. Ecco, questo è il desiderio di Dio. Dice il verso che il seno è una fonte di vita. Ecco, noi dobbiamo capire da dove proviene questo senno, e questa misura e questa prudenza. In Proverbi dice che grazia e verità portano grazia e buon senno davanti a Dio e agli uomini. Ecco, perciò sappiamo che la tua parola è verità, no? Nella verità noi possiamo trovare questa capacità di intendere, di operare nella maniera più giusta e corretta. E grazie Sergio per quanto esposto, esatto, corretto. E quindi vediamo che questa capacità, abbiamo detto, può essere un dono innato in noi, ma qui la testimonianza ci fa comprendere che è anche un dono che noi possiamo acquisire se noi siamo in connessione con Dio. Se noi accettiamo quello che fa la parola di Dio, perché ogni promessa che Dio ha fatto, se noi la accettiamo, la facciamo nostra, ci mette in comunione con Lui, come dice anche la testimonianza. Quindi se noi viviamo questa comunione con Dio, la nostra vita, il nostro sapere viene come alimentato, quindi un qualcosa che viene alimentato, qualcosa che cresce, qualcosa che si sviluppa e che è in grado di andare avanti da solo. Dice, l'uomo vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi, giusto quello che è stato detto, abbiamo delle eredità, possiamo avere già qualcosa ben predisposto, ma possiamo migliorare la nostra situazione stando in comunione con Dio e con la parola di Dio. Sì, dimenticavo proprio la fine del proverbio che dice: ma la stoltezza è il castigo degli stolti. Ecco, la parola di Dio vuol sottolineare che chi purtroppo non ricerca questo senno, diciamo, va in cerca di castighi, di fastidi, di problemi, di mali. Ecco, perciò il Signore ci esorta a veramente a cercare questo senno, farlo nostro. Sì, grazie. Quindi aumentare sempre la nostra sapienza in contrapposizione a chi invece alimenta la propria stoltezza. Bene, stavamo introducendo la seconda domanda. Quali sono i due principi divini che si combinano nella vera comprensione? Stiamo parlando della comprensione. Prego, Sergio. Sì, ecco, anche qui troviamo un altro proverbio che dice che chi acquista senno ama la sua stessa vita e chi conserva la prudenza troverà il bene. Ecco, qui possiamo trovare questi due principi, uno l'abbiamo già esaminato prima, senno, e qui ne troviamo un altro che è appunto la prudenza, che diciamo chi ha senno ha sicuramente anche questa prudenza. Ecco, e chi la fa sua sicuramente, chi lo acquisisce renderanno sicuramente la sua vita migliore. Troverà il bene, come abbiamo visto, troverà il bene ed eviterà il male. Noi sappiamo che purtroppo gli imprudenti si avventurano a volte
in dei sentieri molto pericolosi. Perché? Perché appunto non sono prudenti, non valutano il pericolo, non valutano certe situazioni che possano portare danno alla propria vita. Ecco, perciò maggiormente noi dovremmo cercare questo senno spirituale, questa prudenza spirituale per poter trovare diciamo la vita eterna, come si diceva prima. Ecco, volevo aggiungere riguardo a questi proverbi che dicevo anche prima, no? Che nei proverbi, che io penso sia la vera miniera d'oro di Salomone, sappiamo che Salomone aveva le sue miniere d'oro, d'oro materiale, ma la vera miniera d'oro proprio sono questi proverbi. E infatti io ne ho trovati un paio riguardo a questo, riguardo proprio al senno, alla prudenza, che dicono che chi commette l'adulterio è privo di senno e chi fa questo vuol rovinare se stesso. E qui veramente lo possiamo avvicinare a quello che abbiamo letto nella prima domanda. Che chi fa questo purtroppo vuol rovinare se stesso. E poi c'è un altro proverbio, il 18:2, che dice ancora che lo stolto prende piacere non nella prudenza, ma soltanto nel manifestare quello che ha nel cuore. Ecco, perciò senno e prudenza veramente evitano parecchi mali. Noi dovremmo ricercarli con più forza. Sì, prego. Grazie. Quindi vediamo che questi due elementi vanno appaiati e nella vita di fede, come dice anche la testimonianza, vivere la propria vita significa accettare quello che il Dio ci invia, tutto come se fosse una benedizione, e dice lasciare che la lode torni a Dio. Quindi tutto quello che noi riceviamo come se lo ricevessimo da parte di Dio, quindi nel senso che quindi un qualcosa che è bene accetto, lasciando a Lui la gloria. Quindi se noi riconosciamo di aver ricevuto qualcosa, di non gloriarci personalmente, ma di lodare il Signore che ci ha fatto questo dono, perché noi effettivamente possiamo valutare che siamo un dono di Dio. Siamo stati creati, siamo stati redenti, Lui ci ha amati, mette tutte le condizioni, quindi noi siamo un dono di Dio, per conseguenza se c'è una lode, questa lode deve essere rivolta al nostro creatore. Non so se c'hai ancora un pensiero prima di andare alla terza domanda, Sergio? Sì, solamente quello, che proprio sulla nota centrale, che dice di prendere tutto ciò che viene, no, incontro. Perciò non solo diciamo le cose che a noi sembrano positive, ma anche quelle negative, a volte anche quelle il Signore ce le dà perché è bene per noi, magari in quel momento abbiamo bisogno anche di queste cose. Perciò, come dice qua, dobbiamo prendere tutto ciò che viene incontro come una benedizione. Ecco, in questo fatto allora vedremo la vita con un'ottica diversa. Bene, grazie. Credo che possiamo introdurci adesso alla terza domanda. Dice, quale istruzione dà il Signore ai suoi figli perché la mettono in pratica? Quindi vediamo, adesso abbiamo acquisito questi valori, come possiamo metterli in pratica? Quale indicazione ci dà il Vangelo in questo caso, Sergio? Sì, ecco, qui veramente questo consiglio è quello, penso il principale, quello che veramente illumina la mente e il cuore del cristiano. È quello appunto, come dice in Marco e come anche dice e sottolinea anche la nota, di amare Dio con tutto il cuore, mente, anima, forza, e poi aggiunge anche di amare il prossimo come se stessi. Ecco, chi ama Dio sappiamo che osserva i suoi comandamenti. E poi aggiunge qui nella prima lettera di Giovanni parla appunto di questo, che chi ama Dio ami anche il proprio fratello. E noi sappiamo che Gesù ha sottolineato ancora di più questo amore, non dobbiamo solo amare solo i fratelli o chi ci fa del bene, ma dobbiamo amare anche i nostri nemici. Ecco, perciò mettendo in pratica questi due comandamenti,
che racchiudono praticamente i 10 comandamenti, tutta la legge morale si intende, come appunto anche la nota sottolinea, riceveremo la più elevata formazione di ogni facoltà, divenendo sempre più compiutamente partecipi della natura divina. Ecco, questo è un po' quello che dice anche la nota, che se noi facciamo questo, veramente, dice, diventiamo sempre più compiutamente partecipi della natura divina, nel senso caratteriale, cioè assomigliamo sempre di più a Dio, a Cristo Gesù nel carattere. E noi questo lo possiamo confrontare ancora una volta con Cristo nella sua vita, come ha vissuto lui da uomo in quel periodo che era qui con l'umanità. Grazie Sergio, quindi vediamo qua questi due concetti che vanno in parallelo, l'amore nei confronti di Dio e nei confronti del nostro prossimo, che racchiude il tutto dell'uomo, e come dice anche la testimonianza, significa amare Dio, far sì che l'immagine di Dio possa essere restaurata nella mente e nell'animo. Questo termine restaurata ci fa comprendere che è qualcosa che è andato via, qualcosa che magari c'era prima, ma che è stata distrutta, è stata danneggiata e quindi deve essere rimessa a posto. Appunto deve essere messa a posto il nostro rapporto con Dio. E successivamente si parla di amare il nostro prossimo, cioè desiderare che tutti gli altri, vicini e lontani, possano ricevere le stesse benedizioni che noi desideriamo. Quindi se noi chiaramente desideriamo la salvezza, questa salvezza dobbiamo essere in grado che possano riceverla tutti e che tutti possiamo essere partecipi della natura di Dio. Quindi, come dicevi anche te, riuscire a pensare che anche quelli che potrebbero essere i nostri nemici possono essere oggetto delle stesse benedizioni. E quindi non pensare che alla fine il Dio ci vendicherà, nel senso che punirà coloro che non ci sono simpatici. Ma dobbiamo avere una visione diversa, che se anche abbiamo dei disguidi con delle persone, che queste persone possono riconoscere, anche noi possiamo riconoscere le nostre malefatte, affinché un giorno possiamo essere tutti alla presenza di Dio. Quarta domanda: quale trasformazione avviene in ogni seguace del Signore? Quindi c'è un cambiamento, una trasformazione. Cosa ci dicono i versi? Sì, importante anche questa quarta domanda. Infatti l'Apostolo Paolo scrive che ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ecco, qua sottolinea appunto una trasformazione della vostra mente, cioè è la mente e il cuore che dove nascono i pensieri, no? Dove nascono i pensieri, perciò noi dobbiamo trasformare il nostro cuore. Perché? Perché dal cuore provengono poi tutte le nostre azioni. Se noi coltiviamo cattivi pensieri, le nostre azioni saranno sicuramente cattive azioni, e così diciamo viceversa, se abbiamo buoni pensieri avremo anche buone azioni. Perciò abbiamo visto prima questa legge morale, e Dio desidera mettere questa legge nei nostri cuori, perché questa sicuramente, se noi la viviamo, la pratichiamo, ci spingerà a fare delle buone azioni. Ecco, questo rinnovamento ci permette anche di conoscere per esperienza, come dice il versetto, per esperienza qual sia la buona e accettevole e perfetta volontà di Dio. La volontà di Dio racchiude anche la santificazione, no? Perché questa è quello che Dio vuole da noi, che noi ci santifichiamo. Anche questa fa parte della volontà di Dio. Ho trovato anche un versetto in Giovanni 6,40 che dice, riguardo alla volontà di Dio, che noi dobbiamo appunto conoscerla e comprenderla e poi anche viverla,
che dice che questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco, questo è quello che Dio vuole, che vorrebbe per tutta l'umanità, perché Cristo ha dato la grazia a tutta l'umanità e Dio vorrebbe che tutti conoscessero il Figlio, che credessero nella sua morte, nella sua resurrezione per avere appunto la vita eterna. Ecco, questa è la volontà di Dio e insieme alla poi anche la trasformazione che poi vedremo anche più avanti. Sì, grazie Sergio. Quindi si parla di una trasformazione, di un cambiamento. La testimonianza mette in luce qualcos'altro. Quanto dura questo cambiamento? Quanto tempo è necessario per fare questo cambiamento? Sappiamo che il cambiamento non è una trasformazione simultanea, anche in questo senso, ma è un qualcosa che procede in tutta la vita, no? È una crescita, soprattutto deve essere sempre una crescita, anche se a volte magari ci sono delle cadute, ma è un rialzarsi e continuare poi ad andare avanti, mai retrocedere. Perciò con l'aiuto dello Spirito, come dice appunto la nota, noi dobbiamo appunto viverla questa trasformazione giorno dopo giorno, proprio aspettando il ritorno di Cristo. Ecco, questo è quello che mi sembra di capire dalla nota. Sì, grazie. Vediamo quindi che non basta fare l'esame una volta e si è promossi, ma è un qualcosa che si rinnova a livello quotidiano. Il carattere si forma con la ripetizione delle nostre azioni e si stabiliscono delle abitudini per confermare il carattere. Quindi avere un carattere santificato è una meta che noi possiamo raggiungere giorno per giorno e non un giorno per sempre. Quindi ecco perché il cammino del cristiano prosegue sempre, non c'è un punto di arresto. Bene, penso che possiamo andare ancora oltre e vediamo adesso gli effetti di questa trasformazione. Quale atteggiamento è prova della comprensione divina? Quindi cosa vedremo nelle persone che hanno fatto questo processo, in cui si è sviluppato questo processo di cui stiamo parlando? Sì, vediamo che il proverbio ancora ci dice che chi disprezza il suo prossimo è privo di senno, perciò vediamo che il senno è una cosa veramente importante, ma l'uomo prudente tace. Ecco, già abbiamo sottolineato nella nota principale, no, che dobbiamo controllare la nostra lingua, perché sappiamo che con le parole a volte si può anche ferire e addirittura si può anche uccidere. Perciò è importante, dice qua, essere prudenti anche nel parlare, nel esporre i nostri pensieri. Dovremo riflettere ogni momento, ogni parola che noi rivolgiamo al nostro prossimo. Ecco, perciò critiche, soprattutto critiche quelle accusatorie, quelle che servono per demolire, giudizi, disprezzo, non devono essere sicuramente l'oggetto del pensiero del cristiano. Come dice appunto qua, che chi si astiene è un uomo prudente e saggio. Sappiamo che nella parola di Dio troviamo che il parlare del cristiano deve essere condito col sale, no? Deve essere un qualcosa di buono, di saporito, deve dare piacere a chi lo ascolta. Qui io mi sono riportato degli appunti che dice Pietro ci esorta appunto che anche la nostra testimonianza sia data con mansuetudine e timore, no? Ecco, perciò anche il nostro testimoniare deve essere un testimoniare con saggezza, con prudenza, con timore e anche con mansuetudine, no? Affinché noi possiamo portare le anime ai piedi di Cristo. E poi anche riguardo l'Apostolo Paolo ci esorta anche a rialzare colui che è sorpreso in qualche fallo con spirito di mansuetudine. Ecco, perciò dobbiamo usare, come dice anche la nota, parole dolci, non solo le parole, a volte anche i nostri sguardi devono essere dolci, perché anche lo sguardo a volte può ferire le persone, no?
cioè tutti i nostri sensi, ecco, possiamo includere tutti i nostri sensi, devono essere portati a mettere in pratica quella trasformazione che noi dobbiamo avere nel cuore. Prego. Sì, grazie. Quindi vediamo gentilezza, cortesia, delicatezza viene citata qua, e cioè per poter superare gli ostacoli che ci separano dal cuore del nostro prossimo. Quando qui dice sciogliete la vostra strada nei cuori condannati, cioè essere in grado di superare le difficoltà, di acquistare fiducia anche da coloro che si trovano in una situazione di pericolo, perché se non fanno un cambiamento andranno sicuramente perduti, noi con gentilezza, con cortesia, possiamo abbattere il pregiudizio, possiamo abbattere tutti gli ostacoli o sciogliere catene, nodi e quant'altro. Quindi, e dobbiamo fare in modo, dice, che le nostre parole siano intinte, unte della parola del Signore. I due rami d'ulivo sappiamo che sono il Vecchio e il Nuovo Testamento, quindi tutto deve essere in armonia, affinché noi possiamo mostrare ciò che è necessario a coloro che cercano la verità. Quindi questo deve essere il nostro, dovrebbe essere il nostro comportamento se abbiamo avuto quella trasformazione di cui stavamo parlando. Quindi non essere mai focosi, non essere mai iracondi, non essere mai frettolosi. Hai ancora un pensiero, Sergio? Altrimenti andiamo alla sesta domanda. Sì, voglio aggiungere riguardo a quello che hai detto adesso, no? A volte purtroppo può succedere che abbiamo qualche momento di ira, così, ecco, diciamo, o di sfogo, però abbiamo sempre la possibilità poi di chiedere perdono, di chiedere scusa, no? Quando ci capita questa debolezza. Ecco, la parola di Dio ci insegna anche questo, che se per caso possiamo perdere la pazienza, possiamo poi rimediare chiedendo scusa a chi abbiamo mancato, insomma. Ecco. Bene, Sergio, grazie. Quindi andiamo avanti. Adesso la sesta domanda ci chiede qualcos'altro. Quindi abbiamo detto ricevere la sapienza di Dio, svilupparla, una trasformazione nel nostro cuore, però con che cosa dobbiamo fare conto? Quale influenza fa sì che una persona rifiuti la comprensione che viene dall'alto? Secondo la sesta domanda. Sì, ecco, infatti dicevi proprio bene con chi dobbiamo metterci a lottare, infatti qui lo descrive, che sarebbe questo, viene chiamato il Dio di questo secolo, no? Il Dio di questo secolo che, come dice qui, dice acceca le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Perciò abbiamo l'avversario che combatte contro Dio, che combatte contro coloro che vogliono fare la volontà di Dio, e come dice qua, acceca le menti e non permette di comprendere le verità spirituali. Ecco, perciò diciamo chi è diffidente nella parola di Dio, chi già non vuol credere, purtroppo si mette in un sentiero molto pericoloso, perché potrà magari forse godere di questa vita, ma purtroppo perderà la vita eterna. Ecco, perciò abbiamo questo pericolo da affrontare, questo nemico che c'è di fronte, ma sappiamo che il Signore non ci lascia sicuramente da soli e ci dà tutte le armi necessarie per poterlo sconfiggere. Noi sappiamo che l'uomo è messo davanti a due sentieri, quello di credere alle promesse di Dio oppure credere alle menzogne, appunto, di questo principe, di questo mondo. Noi sappiamo che fin dall'inizio lui ha proposto queste menzogne e purtroppo sono state credute, perciò dobbiamo veramente stare sempre attenti e sempre in guardia, per non perdere appunto questa luce che ci dà chiarezza nelle cose spirituali, no? Sì, grazie Sergio. Quindi vediamo che il Dio ci aveva messo in una condizione privilegiata alla creazione, ma che poi
l'intervento del nemico di Dio, riuscendo a far cadere l'uomo nel peccato, dice nell'uomo, dice la somiglianza divina fu deturpata, quasi cancellata. Quindi da una posizione privilegiata siamo passati in una situazione svantaggiata e tutto ciò che era bene è stato messo da parte, è stato oscurato. Ma vediamo che grazie all'intervento di Dio al piano di salvezza noi possiamo riavere quella situazione primaria. Quindi è un'azione di recupero quella che stiamo facendo, ritornare alla situazione originaria. E noi sappiamo che il peccato ha portato anche una grande maledizione sul mondo, ha portato la morte, che noi ancora oggi, ogni giorno muoiono delle persone, però nonostante questo sentiamo sempre che è un estraneo. Quando noi abbiamo a che fare con la morte di un caro, di un congiunto, ci rendiamo conto che noi non vorremmo accettare quella situazione. Quindi, nonostante tutto, è qualcosa di estraneo e sappiamo che questo è frutto del peccato, ma noi possiamo vincere e avere una nuova speranza. Hai ancora un pensiero, Sergio? Sì, infatti diciamo, dobbiamo chiedere al Signore che ci doni il suo spirito affinché noi riusciamo a far comprendere, diciamo, innanzitutto dobbiamo comprenderlo prima di tutti noi, di questo pericolo, di questa morte eterna che purtroppo l'avversario ha fatto entrare in questo mondo. Ma poi dobbiamo veramente chiedere al Signore che ci illumini e ci dia le parole giuste per far comprendere questo problema anche coloro che sono intorno a noi, perché non è così facile. Le persone a volte non credono, non ascoltano, ma con la preghiera, con l'aiuto dello Spirito, dobbiamo fare anche questo, no? Veramente. Bene, andiamo avanti. Abbiamo la settima domanda che ci illustra. Dice: quale triplice effetto si vedrà nella vita spirituale di chi accetta la saggezza divina? Quindi sono delle caratteristiche che verranno manifestate a coloro che hanno completato questo processo. Quali sono? Sì, le possiamo trovare, diciamo, proprio in questi versi di Efesini, che dice appunto che è lo spirito, dice, vi dia lo spirito, uno spirito di sapienza, di rivelazione e nella conoscenza di colui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Ecco, perciò è Dio comunque per mezzo dello Spirito Santo che ci dà tutti questi effetti, questi triplici effetti, sapienza, rivelazione, conoscenza di colui che appunto ha dato la vita, ha creato i mondi e ha fatto anche questo piano di redenzione per poter vincere la morte. Ecco, la nota anche sottolinea, dice che la cultura morale, intellettuale e fisica dovrebbero essere combinata per avere uomini e donne ben sviluppati ed equilibrati. Perciò vediamo che la parola di Dio ci dà anche queste tre capacità, una cultura morale che ci rende capaci di distinguere il bene dal male, no? E una cultura intellettuale, ecco, possiamo dire che ci dà sicuramente anche un'intelligenza per questo mondo, cioè di saper gestire le cose, poterle svolgere in una maniera migliore, e poi anche, dice, è quella fisica. E nella parola di Dio noi troviamo anche questo, consigli per il nostro corpo, per vivere una vita più sana, per poi essere trasformati un giorno, glorificati e vivere poi per l'eternità. Ecco, questo è un po' quello che troviamo in questa domanda, in questa risposta. Grazie, quindi vediamo che sono degli effetti a 360 gradi, possiamo dire, che quindi riguarda tutta la nostra persona. E noi per fare questo abbiamo bisogno di abbandonare tutto quello che è umano e far sì che lo Spirito di Dio possa arrivare dentro di noi. Ed è importante, come dice anche lo studio ulteriore, che noi
che siamo paragonati a un tralcio, che rimaniamo attaccati alla vite, perché fino a quando il tralcio è attaccato alla vite riceve nutrimento. Nel momento in cui noi lo stacchiamo, la vita del tralcio è molto breve e non servirà più a nulla. Quindi non siamo come una ruota che la gonfiamo e andiamo via, abbiamo bisogno di essere collegati col Signore 24 ore su 24. Quindi è molto bello, noi sappiamo che possiamo essere in comunione con Dio con la preghiera, con la nostra mente, con il nostro cuore e soprattutto avere la comunione con lo Spirito Santo. Inoltre, oltre che essere collegati, dobbiamo aprire il nostro cuore e far sì che possa essere svuotato, come quando noi entriamo in una casa che è piena di confusione, dobbiamo prima togliere tutto e poi ricominciare da capo a mettere tutto in ordine, e queste cose non arrivano da sole. Infatti dice, non potete aspettarvi la benedizione di Dio senza cercarla. Quindi se noi la desideriamo, dobbiamo adoperarci affinché lo Spirito del Signore operi nei nostri cuori. Quindi sappiamo che il Signore bussa, ma siamo noi che dobbiamo aprire la porta, e quindi questo deve essere il nostro desiderio, poter quindi far sì che le nostre facoltà, la nostra comprensione, il nostro senno possa essere illuminato da Dio, oggi, domani e sempre. Per chiudere, che sappiamo che il Signore non ci abbandonerà mai, Lui ci terrà sempre la sua mano stretta e dobbiamo tenerla comunque anche noi, fare la nostra parte di non lasciare questa mano che ci vuole appunto salvare diciamo da questo destino che purtroppo l'avversario ha messo con la morte eterna che è dinanzi a noi, ma però sappiamo che appunto Dio ha sempre la mano tesa, dobbiamo appunto prenderla e tenerla sempre, sempre stretta. Bene, grazie Sergio. Grazie a te Stefano. Ringraziamo il Signore che ci ha dato questa opportunità e che possa essere una benedizione per noi che abbiamo studiato, per coloro che ascoltano, affinché possiamo fare un altro passo, possiamo avanzare di un gradino nella scala della santificazione ed essere presto in condizione di poter essere accettati dal nostro Padre Celeste. Il Signore ci aiuti in questo. Amen. Amen. Vogliamo adesso concludere con una preghiera finale. Padre Santo, misericordioso che sei nel cielo, veniamo a te per ringraziarti della vita che ci dai giorno dopo giorno, momento dopo momento. Grazie che ci hai dato questa opportunità di studiare la tua parola. Fa che possiamo comprenderla, possiamo attuarla giorno dopo giorno, affinché possiamo essere come una pianta che cresce, che porta frutto, affinché possa portare gioia a coloro che la contemplano. Aiutaci a essere i tuoi rappresentanti, Signore, affinché anche coloro che sono smarriti nelle tenebre di questo mondo possano ritrovarti. E possiamo tutti quanti insieme, Signore, prepararci per il giorno del tuo ritorno. Puoi tu guidarci ancora in questo giorno, in quello che faremo. Benedici in particolare coloro che si trovano in un momento di dolore, di sofferenza, che si sono appellati alle nostre preghiere, puoi tu essere presente in loro con i tuoi santi angeli. Benedici coloro che hanno altre tipologie di problemi, delle perdite affettive o sono perseguitate a causa tua. Dacci ancora forza di venire a te con cuore contrito, finché possiamo chiedere perdono a te e possiamo riconciliarci col fratello che abbiamo offeso. Non abbiamo merito da presentarti, ma ti volgiamo ogni grazia per i meriti del tuo figliolo Gesù che è morto per noi sulla croce. Amen. Amen. Un caro saluto a tutti, buon studio della scuola del sabato. Ciao, saluti, alla prossima, buon sabato. Ciao. Alla prossima.